è entrato il tendisi teorema del posto vicino. Un cambio non per l'età ovviamente, perché Teorema ha 32 anni, Scemo ne ha 31, però ovviamente un cambio dovuto a, dovuto comunque all'esperienza, al fatto che ci serviva un'altra modalità di gioco, un altro cambio di passo. Teorema è certamente più tecnico, più agile rispetto a Scemo, che magari è più fisicato e quindi più potente fisicamente. Ne è Santos, il nostro! Ancora Armani stavolta centrale, ma quando Armani dos Santos va a fare il trequartista e riesce a tirare in porta, questo è il suo secondo tiro. Mamma mia ragazzi, fa paura, perché è un destro devastante e preciso, più troppo preciso. Palla per Teorema, attenzione qui! Grano! Grande intervento di Grano, del difensore centrale brasiliano. Sono molti brasiliani quest'oggi e molti anche statunitensi. Paxton, palla per Dinupio, palla troppo in profondità, che Dinupio cerca di rimettere in mezzo, ce la fa, ma palla che era già uscita. Vaffanculo qua, va rinvio per Pesce, un Pesce basso con una coppia d'attacco che non è riuscita a infliggere molti danni questa sera, che ovviamente dovrà fare molto durante la Pro League se vorrà ottenere grandi successi, perché non basteranno i tiri da fuori di Animal dos Santos. Eccolo qua, Animal dos Santos, l'uomo migliore in campo certamente, perché è colui che sta dando una mano in più alla squadra di Kurt Eger per la felicità di Martin Zubov, che non è riuscito a conquistare nonostante i soldi a Kaiser, ma è riuscito comunque a far rimanere in squadra gente come Animal dos Santos, ma anche con lo stesso Lucius Malformatov, due giocatori che a centrocampo fanno la differenza. Vorrei vedere appunto quanta differenza farà in questa Pro League. I due nomi più importanti sono i Favolosi e i Brown Stars, si sanno, le due squadre che potrebbero vincere. Attenzione qui il pallone, palla fuori, non di molto di Fumatelovic, che ha tentato questo tiro, insomma un tiro che ci sta ora con la posizione. Buona azione qua con il destro, però si è dovuto piegare, poi palla fuori, c'era Vaffanculo, proprio lui era invio. Il portiere della Corea del Sud, 17 anni, l'anno scorso è stato a 16 anni, è riuscito a entrare nella squadra, perché veramente è un portiere di grande talento, e qui Kurt Eger ci crede molto, quindi è importante questo. Pensa qui, pensa tempo, l'argentino alla meglio. Qua pallone per Lucius Malformatov, che va a prenderselo con la cattiveria. Pesce, pensa tempo, anche lui. Presatiempo sta per Dynamat, che fa girare bene il pallone. Presatiempo il terzino, che potrebbe fare anche il tornante. Attenzione, palla per Basso e cade per Basso. No, Armadio esce molto bene in questo frangente. Armadio però la difesa qui si sta addormentando, troppo spinti in avanti la difesa degli Stuart, con Stallone e Strunza che non coprono molto bene. In un pedezza qui, calcio d'angolo, addirittura visto da Silvio Sacco. Attenzione, calcio d'angolo, parte sempre come sempre, mediano a Netton, palla in mezzo sul fondo, Strunz proprio, il difensore centrale The Great Kingdom, palla alta però, veramente di molto poco. Ma un pull era stato battuto in questo frangente, però prima grande chance per Pesce, per Basso, scusate, che doveva anche concludere. Ma qui attenzione a Grano, è rimasto solo, sbaglia Grano, Teorema, attenzione qui di Lumpio, eccolo qui, nuovo acquisto di Lumpio, vediamo cosa fa. Però non c'è nessuno a parte Teorema. Ora deve iniziare da imbuto Faxten, non netto, ma anche lui a mano destra, però troppo lontano. Faxten perde il pallone, ma che partita anche di Steven Gazzacca. Animal dos Santos, Basso, Animal dos Santos gira molto bene per Steven Gazzacca, che sbaglia qui, vuole troppo. Faxten lì a centrocampo, non vuole far passare più nessuno. Lucano Bonito, grande palla per Fumatovic, c'è da solo Fumatovic, attenzione, se ne va, e non c'è la risposta del 17enne portiere della Sud Corea, ovvero Vaffanculo, che recupera da un grave errore difensivo. Grande azione di Fumatovic, poi grande risposta qua, calcio d'angolo, corner kick per la squadra di Terry Stewart, doppio cambio, entra Manugato e Tamagoshi, escono Faxten e Stallone. Si palla in mezzo per Teorema, palla buttata molto offensiva adesso la formazione del Great Kingdom, contropiede qui con Basso, ma se ne va Basso, se ne va Basso, attenzione qui, Basso se ne va, attenzione, c'è ancora Malungaton, non è entrato,
Paso molto bravo qua, però sbaglia il passaggio, non netto, un grande recupero, palla prende attenzione, Matrasca contro Dinupio, che è più veloce del croato, di Matrasca, Dinupio, Teorema, che parato ancora, mamma mia ragazzi, che risposta, grande però l'azione del Dinupio, qua pazzesca, migliore in campo di Trentino, non credo sia un palo l'ha parato, dopo l'ha parato sicuramente, ma prima forse non credo sarà un palo l'ha parato. Incredibile, e salgono Strunz e Stallone, e scusate, Manu Gavran esce, fa formato, entra Vicaga, sta intentando maggior difesa, il centrocampista centrale australiano, la maggior difesa per il Dynamite, parla come tradizione, incredibile, fanculo, centrale, sul colpo di testa di Manu Gavran, ma non perfetto in questo frangente, però i difensori centrali del Great Kingdom quando salgono fanno veramente male. E sono tutti potenti fisicamente, non sono alti, non sono bassi, non sono veloci, ma sono potenti e alti. Fumato che c'è un passagrano. Comunque bellissima partita questa, eh. Grande azione, le azioni diciamo le hanno fatte più il Great Kingdom, però alla fine il destro di Animando Santos è stato decisivo ai fini del risultato, almeno fino adesso. Di caga, eccolo qui l'australiano, pesce. Vediamo se sale presa di tempo, sale il terzino argentino. Perde il Mando Santos, ha un grandissimo destro, non so se ci prova niente a fare, io come io, palla per il pesce, anticipato, ancora qui Vicaga, sbaglia in questo frangente, Dinupio, un intervento di Mando Santos, adesso copre più la squadra, pesa tempo, palla per pesce, adesso è qui pesce, tenta a fare pesce, cross, imbuto, grande intervento, e palla però buttata direttamente, e Dinupio qui si arrabbia. I Dynamite che stanno portando a casa una grande vittoria per questa sfida amichevole importante. Qui penso che sia veramente finita. E si va a una scala, va a recuperare il pallone. Ma è tutto finito con la bellissima prodezza di Animando Santos. Termina questo Dynamite 1, Great Kingdom 0. Adesso andremo a rivedere i momenti salienti di questa. Sì, qua abbiamo azione come sempre il Great Kingdom con Dinupio che qua poteva fare molto di più, ma palla sul fondo alla sinistra di Afanculo, fissata a 11.600 punti. Qui invece vediamo il grandissimo gol di Animando Santos, la prima vera azione del Dynamite, vediamo qui, pazzesco che gol che ha fatto, tutta la sua felicità meritatissima. Poi qui altra grande chance per il Great Kingdom, vediamo qua, fumato Luc, palla di poco fuori, ma controllata comunque da Fanculla, che insieme a Nevando Santos è il migliore in campo. Poi qui Strunz, palla fuori, tiene molto poco. E diciamo che Great Kingdom ha giocato meglio dal punto di vista del gioco, infatti Kurtegler ha fatto prevalere una difesa che non era proprio a 4 ma più una difesa a 5, diciamo la verità, quindi una sorta di catenaccio. Occasione se non sbaglio della partita, sì, con Dinupio che la passa a Teorema che è entrato, e poi grande parata qui, doppia parata di Vafanculla che fa un doppio miracolo. Il risultato Dynamite 1 qui al Dynamite Stadium, Dynamite 1 Great Kingdom 0, è veramente tutto. Kurtegel sarà felice, ma anche Martin Zubov sarà felice del fatto di aver ritrovato comunque un grande Animando Santos. Con questo è tutto, buon pomeriggio, alla prossima partita che vedrà Freedom contro White Angels.